fucking bitch. Alzate in aria i vostri pugnazzi, arriva l'uomo dei cui tutti sono pazzi. Viene dritto nella sua tana e per i nemici la speranza è vana. Oh, 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 viva Cenere, il conte più amato. Sì, già, il conte ha detto che... com'era? Cielo, pugnazzo, basta, stai frantumando i vetri, cosa blateri? Arrivata. Oh, quello? Ho chiesto a Pugnazzo di cantare una canzoncina motivazionale. È la punizione per essersi fatto battere di nuovo. La deve cantare 1000 volte. Mille volte? Oh, sei molto più malvagio di quanto pensassi. Insomma. Ma basta chiacchiere, dov'è il conte, eh? Voglio vederlo. Non mi ha certo assunto perché non facessi nulla, mi annoio! Dov'è anche Dimensio? Ehi, conte! Ah, no, chi è? Ah, Il mio piccolo e distruttivo amico è ansioso di rientrare in pista. Parla di Frabot. Già, Frabot mi sta implorando di entrare in azione. Sono un genio, sono un veggente. Basta una parola e io vado. L'entusiasmo è alle stelle, vedo. Ma per il momento niente robot, ok? Il fatto è che il conte ha lasciato ordini precisi per noi, chiaro? Proprio no, dovremmo aspettare che quel cattivone venga da noi? Al conte non occorrono i miei servigi? Eccellente, allora me ne vado. Non va da nessuna parte, aspetterai come ha detto lui, la sua parola è assoluta. Fai il bravo tirapiedi e non muoverti da lì, ok? Grazie. E si è capito, ma dove è andato? Possiamo saperlo anche noi... noi vostri nemici? Ma mi annoio! Frabot deve dispensare la reazione quotidiana di Potte. Non può stare in ozio. O zio, stavo per dire. Ah, difficile attendere quando ci si vuole vendicare, vero? Lo sapevo. Dimensio, gli ordini del conte sono assoluti. Totali sono assoluti, totali senza eccezione, chiaro? Non dovremmo neppure osare pensare a un attacco segreto, non sia mai. La sconfitta dell'eroe farebbe felice il conte, ma dobbiamo obbedire agli ordini. Ops, ho dimenticato che avevo un appuntamento molto importante. Torno subito, ci si vede? Sì, un appuntamento con un prete. Un esorcista, proprio. Già, ecco, devo devaporizzare il vaporizzatore di Frabot. Giusto. Tornerò quando avrò messo tutto in ordine. A dopo, Dimensio. Devo devaporizzare il vaporizzatore. Sono proprio carini. Ora è meglio che vado anch'io. Anch'io vada. Pugnazzo è morto. La Pugnazzo... Ma neanche si riprende quello. Poveraccio. Guarda, Farfalla, le stelle sono bellissime, vero? C'è una tradizione nel mio villaggio. Si dice che i desideri sotto le stelle si avverino. Oh, davvero? Se così dobbiamo esprimere ora i nostri desideri, no? Non mi serve desiderare nient'altro. Il mio desiderio si è avverato. Ora tutto quello che voglio è qui con me. Farfalla, non hai freddo? Per niente, anzi, tutt'altro. Possiamo rimanere così, solo un altro po'. Mamma mia. Chi è? Non mi ricordo già. Ah, forse il vecchio. Consiglia. No, no, è Bowser, forse. Ora Peach. Ma che... che c'è, Consiglia? Per un attimo mi sei sembrata persa. Beh, non avete sentito niente? Ah, non era nessuno, ok. Ah, adesso ho capito anche il perché. Ok, niente. No? Va bene. È solo che per un attimo mi è sembrato di vedere un gatto. Di ricordare qualcosa di importante. Wow, guarda Bowser. Ma Bowser è un... come si chiamano? Quelli che si slogano tutti. Ah, non mi viene in mente, vabbè. Il vuoto sembra che si stia ingrandendo. Dobbiamo aprire la porta per il prossimo mondo. Affrettiamoci. Che mondo siamo? Più che altro siamo al A che mondo siamo? 2, 4, 5. Ah, 5, ok, sì, dobbiamo sbloccare il sesto. Allora,
Ragazzi miei, benvenuti a tutti in questa nuova parte di Let's Play Super Paper Mario Wii. Dobbiamo fare un bordello di cose perché abbiamo due pixel in più, giusto? Abbiamo Bartolomeo e Micronio, che ci servono molto in questa parte, sì. Quindi probabilmente durerà un pelino più delle altre, però può essere. Allora, dato che non mi ricordo minimamente cosa dobbiamo fare, a parte vabbè, dobbiamo entrare alla colonna del cuore, però ci sono un sacco di posti. Adesso non mi... No, aspettate, però non mi pare proprio con Micronio, perché con Micronio, se vi ricordate, vi ho detto che ci sono quelle porticine, no? Quelle porticine potete entrare. Oh, siete tornati. Sì, ma stavo parlando, vabbè. Lo fai pure. Avete visto il cielo ultimamente? No, non ci vedo, purtroppo, sono cieco. Il vuoto continua a crescere. Immagino che alcuni mondi abbiano già iniziato a sparire. Fino a quando sarà risparmiata la nostra amata svolta di là. Il profetico Lucis non dice quanto tempo... Sì, va bene. Il profetico Lucis non dice quanto tempo ci resta ancora? Il profetico Lucis fu scritto solo per contrastare il profetico Tenebre. Non è una vera profezia, per questo è difficile capire quanto ci resti. Eppure posso affermare con certezza che non ci rimane molto tempo. Così, ad occhio e croce. Ormai posso solo continuare. Possiamo solo continuare. Non possiamo certo aspettare la fine dei mondi. Fin lì. Hai ragione, mia cara. Ho ricevuto un messaggio da Occhio Merlo di recente. Sembra che alla periferia di svolta di qua sia stata vista una colonna del cuore. Poiché state cercando la prossima colonna del cuore, iniziate da lì. Io tornerò a consultare il profetico Lucis in cerca di indizi. Ok, fai pure. Noi dobbiamo andare nei casini, perché a parte il fatto che appunto ci sono tutti quei... Di qua cosa c'era? A parte il fatto che ci sono un sacco di blocchi da rompere con Bartolomeo, che adesso appunto non mi ricordo anche se sono... No, di qua non c'è niente però. No, ci sono un sacco di blocchi da rompere con Bartolomeo. In più vi avevo detto che c'era... Ok, niente. Che c'era... Ci sono quelle... Ma che sono un imbecille. Che ci sono quelle porticine, quelle casettine, con cui... in cui potete entrarci con Micronio. Ma adesso non so bene se farvele vedere, perché alla fine non c'è niente di che. Cioè sono delle casette dove vendono roba. Sì, la maggior parte delle volte vendono cose, quindi non c'è neanche tanto. Poi qui c'ero già entrato? Non so. Possiamo distruggere i blocchi con Bartolomeo anche. Permesso. E parte le casettine, adesso non mi ricordo. Comunque la maggior parte delle cose che faremo in questa parte sarà a svolta di qua. Sì. Anche perché appena l'abbiamo appena scoperta. Questi blocchi, ragazzi, guardate sopra il blocco. C'è un'immagine di una nota. Teneteli da mente. Adesso vi dico subito che vi serve un pixel per quella cosa lì. Solo che quel pixel è opzionale. Uno dei pixel opzionali. Ce ne sono tre mi pare, sì. Ci sono tre pixel opzionali e li prenderò in una parte extra, perché li voglio prendere tutti e tre insieme. E adesso uno me lo ricordo, due mi... Forse possiamo prenderli tutti e tre. Sì, forse potevamo prenderli tutti e tre, ma vabbè, non c'ho voglia adesso di andare a prendere, ok? Punto. E che cacchio, non c'ho voglia. Allora, dobbiamo andare giù, dobbiamo andare svolta di là. Vabbè, ragazzi, io taglio, ci vediamo quando trovo qualcosa da fare. Sono disperato. Allora, una cosa che volevo fare prima di tutto è... No, fermi. Sì, vai tranquillo. Vai tranquillo. Vuoi che... No, basta. Non voglio un cavolo, vai, posso uscire dal negozio, mamma mia. Senza che questi mi aggrediscano. Allora, ci sono un paio di cose che volevo fare qui. E... Non è da questa parte, vero? No, un genio. Ci sono un paio di cose che dobbiamo fare qua. E... Allora, innanzitutto, quella porta lì... se non ricordo male,
è la porta che contiene il pixel che ci serve a noi. Ovvero si chiama. Si chiama. Non lo so. Doremi mi fa. Ah sì, Doremi si chiama. È del pixel che serve a noi per distruggere quei blocchi. Però, dato che lo prenderò dopo, quella porta la scopriremo dopo. Poi, ci sono un paio di cose che dobbiamo fare. E forse. Forse ho sbagliato piano. Dimmi di no, per favore. Perché fare avanti e indietro ogni volta. Cioè, per arrivare a svolta di là non ci vuole molto, ok? Per arrivare a svolta di qua invece ci vuole un sacco. Allora, qui questa è la casa di Merluna, quindi niente. È lì che parte la. Ah sì, sì, vabbè, niente. Ci sono un paio di cose. Eccolo qui. Ah, mi sorprende che tu mi abbia trovato. Che tu mi abbia trovato. Mi chiamo Pepito, sono l'indefesso saldatore che costruisce tubi. Hai mai pensato, ah, ci metto troppo per andare dall'altra parte della città? L'ho appena detto. Beh, anch'io, per questo dedico la mia vita a costruire tubi utili per il trasporto. Ho ispezionato la zona e potrei creare un tubo fino a svolta di là. Che ne pensi? Tu coprirai le spese per il materiale a mano d'opera. Che tubo verrebbe? Ma non mi sembri molto, molto ambiente. Facciamo 300 monete? Allora fare fatto? Di. Vai pure. Scelto bene, mi metto subito a lavorare, tu stai alla larga. Adesso ragazzi ci prepara un tubo che va da svolta di qua a svolta di là. Adesso noi volendo potevamo usare il tubo indietro, che è quello lì, no, come si chiama? Non mi ricordo. Quello che ci permette di arrivare sopra la torre. E però non c'è il tubo per arrivare di qua. Questo tubo è accessibile 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, usalo quando vuoi. Le persone sagge sono sempre le più efficienti, hai preso la decisione giusta. Beh, io me ne vado. Lo rincontreremo presto. Dovrà farci un sacco di tubi. Anche perché noi ragazzi siamo idraulici, ma non riusciamo. Non capiamo un tubo. Allora, giù. Ci sono appunto un paio di cose che dobbiamo fare. Tanti segreti più che altro. Adesso che abbiamo Bartolomeo. E tanti segreti che dobbiamo scoprire perché non abbiamo scoperto. Sono tornato su. No, sono tanto giù. Vabbè. No, ok, niente. Ci vediamo ancora quando trovo qualcos'altro da fare. Quei soldi so come spendere. Ah, forse qua al posto. Aspettate un attimo. Qui c'è una pozza d'acqua. Sì, ok, qui. È il posto dove devo andare. Allora, questa ragazzi è la cosa parallela che c'è di là. Solo che qua non c'è Capitan Giglio, ovviamente. Ho visto qualcosa? No, ok. Allora, qui c'è un altro amico. Questo è l'alter ego di Brick, Brack, questo si chiama. Il mappofilo. Vendo i misteri più segreti del mondo, ma dimmi. Sì, questo ragazzi vende mappe. Sono le mappe del tesoro. Vedete, mappa 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, vabbè, così a random. Sono mappe che potete... Io le compro. Sono mappe che potete svelare con girondello. Adesso io le comprerò un po' tutte, tanto i soldi li abbiamo, sì, poi si rifanno volendo. E sono, mi pare, 50? 56? Non mi ricordo bene. Comunque sono tante, quindi dovrete tornarci anche un paio di volte. E appunto sono segreti, cioè sono delle cose che si svelano con girondello. Mi pare che molte volte danno, più che altro danno, come si chiamano, danno le carte, danno le carte dei nemici, quindi servono. Io le prenderò tutte ovviamente per il 100%. Poi vedete quella casetta lì di fianco, come la casetta che c'è dall'altra parte. Questa casetta contiene delle cose, adesso ve la farò vedere. Almeno tanto per farvene vedere una almeno. Grazie tante, ti proporrei di comprare un'altra mappa, ma quella era l'ultima. E non so neanche dirti quando me ne arriveranno altre. Ma tu ripassa, ok? Sì, ripasserò tra qualche giorno. Boh, non so bene quando gli arrivano. Comunque potete entrare, solo quando siete con Micronio.
Elam, ti do il menù del negozio di vivande, di un po' di tutto. Sai, non posso mostrarti il mio volto, ma i miei dubbi, ma ho i miei buoni motivi, che non ti svelerò. Bene, la prima volta che vieni qui, beh, ti ringrazio per aver trovato il negozio. Ci stiamo specializzando in ingredienti per cucina. Vedete, sì, questo da roba della cucina. Pasta fresca, bisteccona e erbetta. Bisteccona da 15 PV, eh? Però, quasi quasi, 35... 35 un coso shake da 10 e costa 10. Quindi, ah beh, però qua c'è la questione dello spazio. No, beh, no, col cavolo. Non compro niente, tanto non... Comunque, molte volte danno ingredienti che non trovate in giro. Troverete solo in queste casine, appunto. Sono in giro per la mappa, cioè per tutti i livelli anche, per alcuni livelli, non tutti. E no, servono, sì, quindi qualche volta andrò a comprare da loro, non ve lo farò vedere perché è tanto inutile, ma qualche volta ci andrò. Poi qui c'è un tizio, noi da dove siamo venuti più che altro? Sopra sotto, da sopra siamo venuti. Qui c'è il boh, casino. Che roba è? Sì, il casino con il solito segreto. Oh, tessera. Tessera d'oro, una tessera che ti permette di provare un gioco segreto. Minigioco segreto che poi vedremo più avanti. Oh, cavolo. Scheda cucina 5. Ah, cacchio. Non so se le avevamo già viste le schede cucina. In caso non le avessimo già viste, ragazzi, le schede cucina sono delle schede che vi danno, che trovate in giro. Sono, non so neanche quante sono. 7. Boh. Non lo so. Ah, forse vi fa vedere. Adesso un attimo che ci guardo. E mappe, intanto mappe, come vedete, sono, no, tesori trovati 0 su 48, sono 48 mappe. Quindi noi ne abbiamo già un po', vedete, se voi cliccate vi mostra dov'è. Quindi sapete dov'è anche, quindi state tranquilli. Pietanze. Oh fuck, tutto. Carte. Oggetti rari, scheda cucina 5. Ah, non ce lo dice. Vabbè, niente. Non so quante sono. Abbiamo tre carte cattura e non trasce. Ok, va bene. Qui cosa c'è? Oh no. Ragazzi, ve lo ricordate sto coso? Ebbene sì. Questo è il labirinto dei 100 livelli di svolta di qua. Cioè, ragazzi, non solo c'è il labirinto dei 100 livelli di svolta di là, ma c'è anche quello di svolta di qua. Qualcosa di pallosissimo. Che poi è... No. Che poi è diverso, ragazzi. Non è come quell'altro di svolta di là. Che non avete ancora visto. Adesso non so ancora... Non ho ancora deciso quando farli, ma... Sì, probabilmente, come avete già intuito, li farò a fine gioco. Ma... Intanto... Continuiamo a salire. Perché c'è... Come a svolta di là c'è la parte dall'altra parte. Cioè c'è quel punticello. Non so se ve lo ricordate. E c'è anche di qua, appunto. E poi dobbiamo ancora trovare la colonna, quindi... Ok, ecco qui, sta di qua. E c'è anche... Ah sì, aspettate un attimo, vediamo se... C'è. Eccolo, dai. Ah, è vero, adesso che possiamo... Adesso che abbiamo Consilia, possiamo svelarlo. Vi ricordate che non potevamo svelarlo perché non avevamo Consilia? Adesso ce l'abbiamo. E Mario è tonto, non riesce a salire. Dai! Un po' di sprint. Bravo Mario. Vedo che capisci l'italiano ogni tanto e sei anche bravo in ginnastica. Dove siamo? Dall'altra parte. Ah, ma fa, lì c'è un altro blocco. Altri di quei blocchi apribili con... Ah, non c'è niente. È la parte... Sì, ok, è la parte parallela a quell'altra che abbiamo visto prima. Con il blocco Doremi. Doremi. Boh, possiamo attraversare il ponte allora? Direi di sì. Tanto di là non c'è niente. Poi sì, no, per i blocchi... Eccolo, blocco Martolomeo. Vi ricordate, no? Quel blocco che avevamo già visto. Qui invece di qua. Ok,
Wow. Pieno di buchi. Questa è... salve. Questa è una colonna del cuore che ancora a quanto pare non possiamo svelare. Misteri delle colonne del cuore. Cioè si vedono ma non potete attivarle. No, ho sbagliato, non c'ho cosa. Pixel, martello mio. Se adesso non ricordo quanti pixel... Oh oh oh, tubo. Non ricordo quanti pixel opzionali ci sono, mi pare... Allora, uno è quello, uno è quell'altro e quelli sono tre. Poi mi avete anche scritto di tornare dove c'era... Oh, salve. Questi sono nuovi, vero? Erano nuovi. Lì c'è, ci dirà di svoltare. Sono memoria, tanto. E lì c'è un tubo. Svoltare o tubo e svoltare, vai. Immaginavo. Non mi ricordo appunto quanti sono. C'è un altro blocco, martolo fuck. Martolo fuck. Passa. È utilissimo martolo mio, davvero, io lo adoro. Perché fa un sacco di danni. No, no. Di qua invece cosa c'è? Oh, salve! 24. Sterminato proprio. Mamma mia. È questo, vero? Sì. Oh, c'era qualcosa sotto, non l'ho neanche visto. Colonna del cuore, vero? Presumo. Yes. Molto bene. Vai. Colonna del cuore blu. Che ci apre il portone e non mi ricordo il colore. Azzurro? No, azzurro l'abbiamo appena sbloccato. Blu. Imbecille. Adoro sto colore. Quella tonalità di blu. Apri. Yes. Adesso non mi ricordo neanche che colore era l'ultimo. Non mi ricordo. Non mi ricordo neanche di cosa parla. Nel duello dei 100 l'eroe si scontrerà con i poteri più puri del caos. Soccombere significa lasciare crescere il caos e far sparire il cuore dell'innocenza. Quando ciò succederà, l'eroe precipiterà nel mondo dove c'è solo il game over. Questo passo si trova nella sezione del Prophetic Lucis che ho decifrato. Sembra suggerire che perdendo questi duelli tutti i mondi periranno. E apparentemente le vostre vite saranno perse insieme al cuore dell'innocenza. So che quanto ho detto potrebbe scoraggiarvi, eppure vi devo chiedere di proseguire. Mi rattrista il fatto che non c'è altro che io possa fare. Questi duelli, ragazzi, è semplicemente la trama del mondo 6. Sì. Semplicemente. Oh, io adesso... No, scusate, io posso... fuck! Allora! Bitch, please! No. Fermi un attimo. Ah, sì, no, giusto, è giusto. Oh! Come mi sono salvato! È giusto. Sì, no, il mondo 6, ragazzi, preparatevi perché... succederanno un sacco di cose. Svolta di qua, periferia. Butta giù. Ah, così inutilmente. Va bene. Di qua c'è qualcos'altro? C'è un blocco che non possiamo passare. Cosa ho visto? Ho visto una colonna. Apri! C'è una colonna, dai! Dai Mario, c'è la colonna del cuore. No, non ci potete andare ancora, tranquilli. Tutto calculated. Usata della periferia numero 2. Butta giù questo. Oh, un bottone. Muro distrutto. Andiamo un po'. Oh, scrigno. Scrigno. Potenza più. Uno strumento per i muscoli. Il tuo attacco sale di 1. Ah, ok. Questi ragazzi sono dei power up. Sono dei power up permanenti. Più uno. Adesso infliggerete un danno in più. Costano anche un sacco, mi pare. Mi pare tipo costino sulle 2000 monete, tipo. Una roba del genere.
Questo, ragazzi, l'avete già visto. Cos'è? Si muove quello? Davvero? Oh! Posso attivarne due? No. Muori. Non sono in vena, eh? Allora, questo, ragazzi, è il passaggio che porta... Dai! È il passaggio che porta al labirinto. Adesso non mi ricordo bene. No, non mi pare però che possiamo andarci. C'era un labirinto in quello... Ma fa... In pieno proprio. Ok. Lol. Va bene. Oh, scrigno pure. Ok, a quanto pare dovevamo caderci. Protezio. Ah, sì, ragazzi, le carte d'oro. Le carte d'oro con lo sfondo rosso sono quelle dei... Dei cosi. Dei pixel. Quindi, appunto, se le, dovete trovarli tutti. Ed era la carta Protezio. Come scusate? Ah, sì, il labirinto è... Allora, praticamente il labirinto... No, ragazzi, praticamente Protezio è il pixel che dovremmo prendere. Vi ricordate quel pixel che teneva... che ci diceva di bat... Ma porca... Oh, non riesco a passare il terzo blocco, davvero sono così handicappato. Vai. Con calma. Con calma. Peach, puoi volare, porca vacca. Peach, grande Peach. Mo? Mario. Protezio è un pixel che dovevamo prendere, ma non l'ho preso. Ah, blocco, ok. Ma ancora non l'ho preso, uno di quei pixel... Sì, ho capito, ma... Scusate, dov'è? Come cacchio lo apro io? Forse, ragazzi, come immaginavo che ancora non possiamo andarci. Yep, però qui dietro c'era qualcosa, mi pare. Sì, ed eccolo ancora lui. Ah, la porta di più vita è sempre aperta. Ma mi visiti spesso, eh? Vuoi rubarmi il lavoro? Vuoi fare i soldi? Ma non è questo il punto è che ho ispezionato la zona e potrei creare un tubo fino a svolta di qua. Pagherai tu le 100 monete necessarie per i lavori, affare fatto? Va bene. Speso tutti i soldi. Ma sì, vabbè, chi se ne frega. Che bello poi che sta andando giù di so... Ma va bene, sì. Comunque, ragazzi, siamo un bel po' di tempo. Questo tubo è accessibile 24 ore, ok. Siamo tanto tempo. Quindi direi che possiamo darci una mossa. Allora, la porta l'abbiamo scoperta. Tanti segreti li abbiamo scoperti. Cos'altro possiamo fare? E qui il tubo per svolta di là. Per caso. Yes. Bene. Quindi, ragazzi, direi che può bastare. Può bastare? Boh. Cos'altro ci abbiamo da fare? No, porca vacca, devo salvare. Ok. Sto dicendo, direi che può bastare per questa parte. Quindi, noi ci vediamo alla prossima parte di Let's Play Super Paper Mario Wii, dove entreremo nel mondo, nel capitolo 6. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti. Wow, il re rosso.